Benvenuti in una puntata speciale di Gong, il nostro podcast in cui solitamente, insomma, affrontiamo le notizie principali del mercato videoludico. Ogni tanto c'è qualche episodio monografico e in questo caso l'episodio è dedicato a Prince of Persia The Lost Crown e fa parte appunto di un'iniziativa promozionale che abbiamo, insomma, deciso di stringere insieme a Ubisoft per raccontarvi un po' le qualità e le doti dell'ultimo Prince of Persia. Visto che ci piace raccontare un pochino di dietro le quinte, sappiate che è una proposta che abbiamo fatto noi. Allora, siamo impazziti per Prince of Persia. Sì. L'abbiamo già detto, l'abbiamo detto nel podcast, l'abbiamo raccontato in live. Se avete guardato la nostra video recensione, se non l'avete ancora fatto, recuperatela perché vedete la bellezza del gioco in azione. Ci credevamo, ma non pensavamo potesse essere poi alla fine un prodotto di questo valore assoluto. È un gioco bellissimo, è un gioco di cui non ci stufiamo mai di parlare, e infatti eccoci qua. Esatto, no, qualche giorno dopo l'uscita della recensione siamo proprio andati da Ubisoft e gli abbiamo chiesto se era interessata a raccontare in maniera più approfondita le qualità di questo gioco che ci ha conquistati, e da qui ne nasce questo episodio che sostanzialmente ha una duplice funzione, perché da una parte ci permetterà di entrare nel dettaglio di quelle che sono le caratteristiche del prodotto, ma lo faremo elencandovi sostanzialmente una serie di altri Metroidvania che hanno, per un motivo o per l'altro, delle somiglianze, delle similitudini con The Lost Crown. Quindi potrete sicuramente capire un pochino di più quali sono le qualità di questo Prince of Persia, ma se siete appassionati di Metroidvania, questo episodio può anche funzionare come una sorta di elenco per andare a recuperarvi qualche prodotto che magari vi siete persi, perché citeremo sicuramente dei grandi titoli che tutti conoscono, ma forse anche qualcosa di un pochino più vecchio e forse di un pochino meno rilevante. Aggiungo anche una cosa: siccome questo nuovo Prince of Persia è una ripartenza da zero per la saga, cambiando anche un po' il genere, nel senso che senza rinnegare quelle che sono le tradizioni, no? Quella che è la struttura fondante che è nata con il capitolo originale di Mechner, l'idea qui è di ritornare a una formula che si avvicina più alla base 2D, ma appunto apportandole poi la natura, l'impostazione da Metroidvania, e quindi potrebbe anche essere questo Prince of Persia dello Scrown magari l'occasione per avvicinarsi a un sottogenere che ultimamente è diventato molto molto popolare. Quindi se questo dovesse essere il vostro primo Metroidvania, pensateci, perché chiaramente vi può portare per mano all'interno di un percorso che scoprirete essere bello tortuoso, ma davvero molto coinvolgente, e questa puntata potrebbe servirvi per andare a recuperare altri Metroidvania storici che per un motivo o per l'altro vi consigliamo. E proprio da un Metroidvania storico dobbiamo partire, perché partiamo da uno dei giochi che può essere considerato il capostipite, diciamo, di questa categoria. Partiamo da Super Metroid, quindi insomma già dal titolo si dovrebbe intuire, è cominciato quasi tutto da lì. Assolutamente sì, siamo nel 1994, stiamo parlando di Super Nintendo e stiamo parlando di un titolo che, pur non essendo il debutto della serie, che ovviamente era avvenuta su NES con Metroid, ne è assolutamente l'apice, la summa. Hanno inventato sostanzialmente questa idea i designer giapponesi di Nintendo di un gioco sia di piattaforme che di avventura molto molto basato sul senso di esplorazione e sul level design assolutamente intricato, sul level design che prevedeva questa idea che poi è stata definita e codificata con un nome, backtracking, ovvero tornare sui propri passi per riaffrontare delle situazioni che prima vi vedevano in qualche misura bloccati e che invece si aprono grazie all'utilizzo di power up o di abilità che si sbloccano in corso d'opera. Ecco, questa cosa, questa un po' anche ricorsività nell'esplorazione della mappa, questo labirinto che si svela poco a poco, queste interazioni comunque legate sia alla destrezza nel combattimento che nel platforming, che sono due elementi che comunque già facevano parte di Super Metroid, ovviamente hanno consacrato il titolo di Nintendo come veramente uno dei capolavori assoluti della storia del medium e nel sottogenere, tant'è che si chiama Metroidvania perché prende il nome sia da Metroid che da Castlevania, che è l'altro, diciamo, grande capostipite del genere, in particolare con Symphony of the Night pubblicato nel 97, se non ricordo male, qualche anno dopo. Diciamo che questi due sono gli apici assoluti di questo genere di impostazione, un'impostazione che però noi adesso diamo quasi per scontato dopo The Lost Crown, che è talmente bello, talmente appassionante, talmente divertente e coinvolgente
e longevo, perché tra l'altro dura 25 ore che sono un otto volante di emozioni, e adesso poi vi racconteremo anche delle boss fight, del ritmo, dei salti, eccetera eccetera. Ma questa impostazione da Metroidvania non era assolutamente scontata per la serie, perché non è mai stato un Metroidvania Prince of Persia. E non solo, non è neanche sempre facile da interpretare, perché questo elemento centrale nell'economia dei Metroidvania, che è il backtracking, come dicevi tu, certo, ogni tanto rischia di essere interpretato come diluizione, diciamo, vero, dell'avventura. Cioè un gioco molto spesso ti fa andare avanti e indietro e ruba il tempo che ti serve appunto per coprire queste grandi distanze della mappa. Prince of Persia e The Lost Crown invece non lo fa mai, e per queste 20 ore di durata riesce a tratteggiare una progressione che è sempre stimolante. Secondo me è proprio molto bilanciato il ritmo con cui ti concede dei nuovi potenziamenti, e devo ammettere che nella prima decina di ore è anche estremamente forte il senso di sorpresa e di soddisfazione che si prova quando si trovano questi nuovi potenziamenti, perché sono anche un po' inaspettati. Ce ne sono di classici come il doppio salto, certo, o che ne so, una catena che ti permette di agganciarti a degli oggetti, ma ce ne sono anche alcuni un pochino più creativi, un pochino più originali, che sono pure i primi che ti vengono concessi e che quindi tengono molto acceso questo senso di meraviglia che in Prince of Persia è sempre presente fino alla fine. Non solo, arrivo a dirti che esattamente come Super Metroid e appunto i grandi classici del genere si prestano sicuramente molto alle speedrun, sono convinto che anche questo The Lost Crown possa per certi versi fare la stessa cosa. Serviranno le mani qui, perché le boss fight sono anche veramente toste, ne parleremo tra pochissimo. Quello che mi è piaciuto tanto in generale nell'impostazione del gioco è quanto sembri tutto estremamente naturale. Ubisoft Montpellier, che sono lo studio che è già responsabile per esempio della serie Rayman Legends, ma anche di Valiant Hearts, altro gioco che amo alla follia, sono stati bravissimi al loro primo Metroidvania a cogliere quelle che sono le fondamenta, il DNA vero e proprio di un sottogenere che, come dicevi tu, non è assolutamente banale poi da mettere in scena e far risultare interessante su lungo periodo. Questo è un Metroidvania pure lungo, pure ricchissimo, pure strapieno di segreti, e che si concede tra l'altro tutta una serie di trovate a livello di quality of life non banali che secondo me cambieranno per sempre il volto di Metroidvania. Smarcato il discorso sugli illustri predecessori, si passa dagli albori del genere a un gioco che invece, insomma, ne rappresenta un po' la summa in epoca moderna. Bellissimo. E che ha influenzato evidentemente questo Prince of Persia. Sto parlando di Ori. In realtà più che un gioco è una saga. E anzi, forse a volerla dir tutta, bisognerebbe focalizzare lo sguardo sul secondo Ori, quindi Ori and the Will of the Wisps, prodotto che in maniera più efficace rappresenta le grandissime doti produttive di Moon Studio. Ori è un Metroidvania che è uscito su piattaforme Xbox e poi su Switch, dove fra l'altro si gioca alla grande, e anche in questo è vero, c'è una similitudine, c'è una similitudine, vero, con Prince of Persia, perché The Lost Crown gira molto bene anche su Switch, e se volete giocarlo in portabilità sicuramente potete farlo. Ecco, a livello estetico Ori è molto distante dalle suggestioni di Prince of Persia, mette in scena questa natura un po' incontaminata, look un po' fiabesco, vero, diciamo, sì, che sì, ti porta all'interno di boschi misteriosi e avvolgenti. Gli elementi di contatto sono rappresentati da una grande attenzione invece per il combat system. Attenzione che nel primo Ori non era così, no, sottolineata, vero, mentre Moon Studio ha deciso proprio di rendere il combattimento un elemento centrale nell'esperienza di gioco del loro secondo titolo, così come centrale è in Prince of Persia The Lost Crown. Assolutamente, in The Lost Crown c'è un equilibrio secondo me prodigioso tra esplorazione, platforming e combattimento, ma quando si combatte, e lo si fa davvero molto molto spesso, lo si fa in maniera egregia. C'è una reattività del sistema di combattimento, c'è una profondità proprio a livello di possibilità di attacco, nel senso che Sargon, che è il protagonista, non è il principe, e anche questa è una grande novità che si sono concessi a livello narrativo. Gioco in cui, tra l'altro, questo The Lost Crown secondo me sorprende, nel senso che la parte, diciamo, di trama c'è, è raccontata in maniera brillante, anche grazie a delle cutscene animate in maniera spettacolare.
stesse animazioni che traenano questo sistema di combattimento molto fisico, molto viscerale, con i colpi che si sentono benissimo, con le parate che diventano fondamentali. Parry è diventata una meccanica apprezzatissima nel mondo degli action, soprattutto grazie a quello che succede per esempio nei Souls. Qui questo sistema di parate, di personaggio che si sviluppa in corso d'opera, anche un pochino di build che ti puoi andare a creare, adesso ne parleremo meglio della struttura dei medaglioni, ma in generale di questa grande enfasi della componente puramente d'azione che appunto in Ori abbiamo apprezzato così tanto, qui viene portata, mi permetto di dirlo, addirittura a un altro livello, nel senso che poi trova una sua pienezza, un suo sviluppo totale in boss fight davvero clamorose, memorabili, a più fasi, strutturate benissimo. Che cosa si può dire? Hanno fatto un lavoro davvero egregio da questo punto di vista, e credo che la componente proprio puramente action possa essere una di quelle ragioni che possono convincere anche magari gli scettici a dire: questo me lo gioco, perché se siete fan di un certo tipo di action, anche mutuando alcune dinamiche dai picchiaduro, perché il sistema di combattimento è basato su modifiche dell'attacco con il tasto direzionale, vi permette di creare delle piccole combo, sono stati bravissimi secondo me nel creare qualcosa di, da un lato, anche molto approcciabile e dall'altro incredibilmente profondo. Da un altro gioco invece, che è Hollow Knight, diventata una specie di cult assoluto, sono andati a riprendere le suggestioni legate alla mappa e ai medaglioni, sono un argomento che magari lascio approfondire a te. Sì, adesso guarda, mentre stiamo registrando questa puntata mi viene in mente fra l'altro che tantissimi dei titoli che citeremo arrivano dal mercato indipendente. È vero. E questo invece è forse una delle prime occasioni in cui una grande software house come Ubisoft si getta in un genere che per tanto tempo è stato esclusivo appannaggio dei più piccoli. Non che il team di Montpellier sia enorme e stratificato come quello di altri titoli sviluppati da Ubisoft, però comunque sia, secondo me, una tendenza da registrare. Sì, guarda, anche per citarlo, per esempio Metroid Dread di Nintendo, certo, è un altro gioco che si rifà ad una saga importantissima. Abbiamo parlato prima di Super Metroid, ma è stato fatto da Mercury Steam, che è un team di Madrid non gigantesco. Certo. È vero. Hollow Knight, citavamo, che è stato sviluppato sostanzialmente da tre persone, da cui Prince of Persia recupera in maniera abbastanza evidente anche a livello estetico uno dei sistemi di potenziamento del protagonista, perché andando in giro per la mappa e alle volte dedicandosi anche a delle esplorazioni di aree completamente opzionali e secondarie, Sargon recupera questi medaglioni che può equipaggiare. Ognuno di essi ha un ingombro, quindi diciamo che ci sono dei medaglioni che magari sbloccano delle abilità più interessanti, che occupano un numero di slot maggiore rispetto ad altri medaglioni con abilità di base. Quando ci si ferma a questi alberi dorati che rappresentano poi i checkpoint, si può cambiare il proprio loadout, proprio come in Hollow Knight succede quando ci si siede sulla panchina a riposare. E come Marco accennava prima quando si parlava del combattimento, in realtà la cosa molto bella è che questi medaglioni permettono di cambiare completamente l'approccio al gioco, magari puntando un po' di più sulle parate, scegliendo di dare priorità alle mosse speciali che possono essere eseguite dopo aver caricato una barra. Ecco, ci sono dei medaglioni che alterano i meccanismi di caricamento di questa barra, quindi permettono di eseguire più mosse speciali o eseguirle con un maggior ritmo, e sperimentare anche un pochino con questi medaglioni è interessante, soprattutto perché poi possono essere potenziati e quindi entrano anche nel merito di questo senso di progressione che citavamo. Un elemento che voglio citare, ma che non è necessariamente una somiglianza con Hollow Knight, riguarda invece l'impostazione proprio della mappa, perché sia Hollow Knight che The Lost Crown, ma succede anche in tanti altri Metroidvania, hanno una mappa molto molto tentacolare, quindi è facile perdersi. Fra l'altro quella di The Lost Crown è davvero enorme, vi stupirà per quanto è grande. Che cosa succede? Succede che all'inizio di Prince of Persia, e poi è un'opzione che in realtà potete cambiare anche nel corso del gioco, potete decidere se farvi orientare dal prodotto, che posizionerà sulla mappa degli indicatori che vi diranno in che direzione andare per proseguire, oppure se lasciare che il gioco non indichi quasi niente
e vi lasci il piacere anche di perdervi in questa zona. E qui secondo me è interessante questa dicotomia, perché proprio Hollow Knight, che invece utilizzava solo, diciamo, il primo approccio, ti lasciava proprio perdere e ogni tanto diventava davvero anche complesso capire che strada dovevi prendere per portare avanti l'avventura, è stato anche un po' criticato per questo. Alcuni l'hanno trovato un po' troppo criptico, un po' troppo difficile, pesante o ermetico. Prince of Persia decide di lasciare questa possibilità, ma per chi invece volesse invece una guida più stringente, c'è l'opzione per farsi guidare in maniera un pochino più morbida nell'avventura. È un'opportunità secondo me davvero geniale, anche perché dimostra che di fatto due filosofie un po' agli antipodi, come sono quella per esempio di Ori o quella di Hollow Knight, possono coesistere nello stesso gioco e possono addirittura coesistere nella stessa partita. Cioè io ho giocato con le indicazioni spente di esplorazione, a un certo punto mi ero leggermente bloccato, non volevo vagare per troppo tempo anche perché avevo la recensione da scrivere, l'ho attivato per 30 secondi, ho capito più o meno dove dovevo andare, da lì in poi l'ho rispento e mi sono rivissuto, diciamo, la mia esperienza meno guidata esattamente come piaceva a me. Grande punto in avanti, così come è giusto menzionarlo al volo, la possibilità, visto che abbiamo parlato di quanto ci si muove, ci si sposta, si torna sui propri passi in tutti i Metroidvania, lo si fa assolutamente anche qui in un gioco veramente ricco di collezionabili e anche di approfondimenti testuali che dettano, diciamo, i passi di colore di una lore secondo me anche interessante, a volte anche insospettabilmente dark. Ecco, c'è la possibilità di scattare degli screenshot da posizionare automaticamente sulla mappa per ricordarsi, effetto promemoria, che ehi, lì c'è qualcosa di interessante, non hai magari ancora il potere, non hai l'abilità per arrivarci, ma se ripassi di qui ricordati di questa cosa. Una roba a livello di esperienza, di quality of life che non si era mai vista, e anche qui bravo al team, perché secondo me diventerà, spero, me lo auguro, uno standard. Un altro gioco che invece vi vogliamo menzionare, con il quale ci sono dei punti di contatto, che tra l'altro so che è un titolo che è piaciuto tanto a te, questo è un po' già più ricercato, un pochino più oscuro. Sto parlando di Strider, in particolare la riedizione del gioco Capcom, che è stata pubblicata nel 2014 da un team, ahimè, defunto, che si chiama Double Helix. Erano gli sviluppatori che avevano lavorato alla riedizione di Killer Instinct al debutto di Xbox One nel 2013, picchiaduro zarrissimo che a me piaceva un sacco dell'epoca Nintendo 64. In Strider loro avevano creato questo sistema di azione molto dinamica e un sistema di gestione della visuale legata al fatto che il gioco fosse 2.5D, esattamente come è questo, che ha dei punti di contatto con The Lost Crown. Assolutamente, è uno dei titoli che mi è balenato alla mente mentre stavo giocando appunto a Prince of Persia, un po' per il ritmo di gioco in generale. È vero che Sargon poi c'ha anche questa animazione della corsa che gli permette di attraversare in maniera molto rapida gli spazi della mappa, e lo stesso Strider proprio voleva trasmettere quest'idea di accelerazione continua, di corsa insistita, che c'era anche negli Strider originali. Vero. E che Double Helix aveva così reinterpretato. Però secondo me anche proprio una somiglianza si può riscontrare nella gestione della telecamera, intesa proprio come a che distanza si posiziona dal protagonista. Il modello del protagonista di Prince of Persia occupa una consistente porzione dello schermo, e in questo secondo me va anche a strizzare l'occhio al Prince of Persia originale. Vero, che sì, insomma, sì, aveva, era protagonista modello, davvero, ecco, diciamo, bello, sì, ampio, sì, sì, che occupava un terzo dello schermo, e questo fa sì comunque che ci sia un certo rapporto anche con il mondo di gioco, l'inquadratura che in certi casi sta proprio concentrata sul protagonista e sulle sue azioni, anche per amplificare proprio i momenti di combattimento e la bellezza delle animazioni che abbiamo citato. In altri momenti riesce, allontanandosi, così come succedeva anche nel titolo di Double Helix, invece a sottolineare la grandezza di questi spazi e la loro magniloquenza a volte. Strider io ce l'ho voluto mettere, diciamo, in questo elenco perché è un prodotto che in pochi hanno giocato, non era ancora ripartita questa new wave dei Metroidvania. Secondo me, se vi è piaciuto Prince of Persia, andare tornate poi indietro, a recuperare, sì, sì, quel titolo lì di una decina d'anni fa. Tra l'altro, fra con Prince of Persia dello Crown, Strider ha anche in comune questa attitudine molto legata all'azione, cioè totalmente. Un gioco dove il combattimento è centrale, così come qui si combatte tanto e si combatte con grande gusto.
gioco. Sì, guarda, sempre perché ci piace darvi un po' di dietro le quinte, sappiate che ci siamo fatti una scaletta e vicino al nome di Strider, giusto, ad indicare i punti di contatto con Prince of Persia, c'era scritto appunto Kazim, ecco, così ci siamo capiti. Chiudiamo questo elenco con un altro titolo di un bel po' di tempo fa e citiamo Guacamelee, che è un prodotto che a livello tematico con Prince of Persia non c'entra nulla. Qui siamo dalle parti... C'è in comune l'esotismo, dai, mettiamola così, sì, mettiamola così. Punti del mondo diversi dal banale occidente. Diciamo che in Guacamelee si interpreta un luchador che deve combattere contro una figura, diciamo, demoniaca che appunto risorge dal mondo dei morti. Un'ossessione strana per i polli, ti ricordi? Che assolutamente questa, sì, cosa dei polli che avevano un ruolo particolare. Anche Guacamelee non è un singolo gioco, è una serie, è uscito anche il 2, ma io resto fedelissimo al primo, che per me è ancora eccezionale, e l'elemento di somiglianza con Prince of Persia è legato un po' alla necessità di tanto in tanto, sia nelle fasi di combattimento, sia nelle fasi platform, di fare quello che tu chiami il pianista. Quindi sì, ti piace questa definizione? Mi piace molto questa definizione. Quindi di destreggiarsi un pochino con i tanti tasti del pad per eseguire delle sequenze di azioni che ti permettono di essere più efficace in combattimento o di superare delle difficoltà. Non si arriva alla complessità di Celeste, però ci si avvicina. Beh, verso la fine, insomma, verso la fine con delle cose opzionali quasi. Sì, diciamo che il punto di contatto qui è esattamente quello che dicevi tu. Il gioco di Dreamsbox ha anche un'attitudine molto scanzonata, molto ironica, addirittura citazionista di altri videogiochi, che era un elemento che avevo adorato. I videogiochi si prendono molto spesso tanto sul serio. Guacamelee invece non lo fa per nulla, ma esattamente come nel titolo dei canadesi di Dreambox c'è questa idea di dover un po' metabolizzare un sistema di controllo che è molto preciso, molto reattivo, davvero istintivo anche a certe volte, come devi reagire soprattutto durante l'esplorazione. Mi viene in mente il mondo del deserto con tutti quei cristalli in cui ci sono dei meccanismi a trappola alla Indiana Jones che si attivano ogni tanto e tu all'ultimo devi cercare di schivarli. Queste cose ovviamente le puoi imparare e le impari a tue spese morendo e ripartendo. I checkpoint in questo senso sono generosi, non è un gioco difficile, però è un gioco che comunque vi porta per mano e che tra l'altro ha la difficoltà che si può scegliere, si, sì, può anche bilanciare intervenendo sui singoli parametri per ottenere il vostro livello di difficoltà personalizzata. Io vi consiglio di giocare ad eroe perché è quello dove si combatte meglio e dove si guadagna un po' l'idea di sconfiggere gli avversari. Però dicevo, imparare anche a destreggiarsi tra questi vari passaggi di piattaforme con il classico meccanismo a trappola che ti uccide, con le spine, esattamente come l'originale, funziona, dà un grande senso di appagamento e in generale secondo me è la testimonianza di quanto siano stati bravi in Ubisoft Montpellier a recuperare da un pochino di elementi visti in tanti giochi diversi, mettere tutto insieme e creare con degli ingredienti a volte originali, a volte meno, una ricetta che è saporitissima per un videogame che già adesso sia pronto a candidarsi come una delle sorprese del 2024. Sono totalmente d'accordo con te e direi che insomma qui possiamo chiudere questa nostra esplorazione dei territori dei Metroidvania. Ovviamente questo elenco non è estensivo, però secondo me abbiamo dato una bella fotografia di questo panorama. Ci sono tanti altri titoli che avremmo potuto citare, da Blasphemous 2 a Ender Lilies, certo, che costantemente vengono citati anche nelle nostre dirette, quindi insomma magari se siete ulteriormente curiosi, avete qualche altra domanda, venite a farcela nei nostri spazi. E io voglio chiudere solo con un augurio: io spero che il pubblico accolga bene questo Prince of Persia The Lost Crown, perché è un titolo un po' più piccolo, un po' lontano da quella che non voglio definire come la comfort zone di Ubisoft, ma come l'ambito in cui Ubisoft si è mossa sempre più spesso, che è quella delle grandi produzioni, alle volte anche un pochino ipertrofiche. Questo è un titolo coraggioso, è un titolo diverso, mandiamo un messaggio. Ci siamo spesi tante volte, ma lo faremo ancora, perché è un gioco che ci è proprio piaciuto tanto e che secondo me può anche essere, arrivo a dire senza esagerare, un po' un raggio di luce all'interno di un'industria dei AAA che sembra essere un po' in crisi di identità. Ecco, secondo me se tanti seguissero la via di Prince of Persia e The Lost Crown applicata anche a generi assolutamente diversi,
sarebbe una cosa bellissima. Grazie per averci ascoltati, alla prossima.